Sabato mattina, sono le 11, siamo riusciti in tre a fare una rotta, a liberare le scale che vanno verso su e quelle che scendono. Abbiamo dovuto scavare un tunnel. Nella notte l'avevo già tenuto libero, perché sono giorni e giorni che cerchiamo di tenere la strada aperta, è l'unica via d'uscita, sia per chi viene da su che per me, che devo farmela tutta. È un vero e proprio tunnel, cioè ci sono ai lati le montagne di neve, che tra l'altro questa sera sta ghiacciando. Considerate che dopo questa immagine ha nevicato per altre 5 ore, quindi abbiamo dovuto rifare altre due volte la stessa rotta. L'ultima l'ho fatta io adesso da solo. Qui è dove avevo provato a passare nel video precedente, alle 8 di mattina, affondando. Adesso si è liberato. È una cosa che ha dell'incredibile, cioè guardate, sono tunnel di neve. È impressionante. Cioè, quella montagna lì a sinistra è alta 3 metri e passa. L'appartamento qui a destra non ci abita nessuno, l'abbiamo seppellito. La neve non l'ha spostata nessuno, vedete, arriva quasi al primo piano. È come una grande scatola che si riempie, non c'è via d'uscita. Il vento e la neve arrivano da sopra e l'unico modo per uscire è questa porticina qua giù. Guardate l'altezza, cioè si passa in un vicolo strettissimo, saranno 30 centimetri, devi metterti di traverso e sopra hai questa roba qui, cioè ce l'hai proprio nella faccia. È l'unico modo, non abbiamo il posto fisico per mettere la neve. Questo è uno dei compagni di scalata. Perché stava filmata perché E adesso ne arriva un altro. c'è i nipoti tocca filmarlo. Questa è la rotta che abbiamo fatto in quattro davanti all'uscita del garage condominiale. Siamo andati, ci siamo accorti a un certo punto che siamo arrivati quasi alla fine della strada, perché la strada non c'è più. Nessuno è venuto a pulire. La turbina non è più passata e stanotte praticamente la via della piantata è scomparsa. Ci rimane solo una rotta. Adesso sono le 7 di sera, qui erano le 11 di mattina, vi lascio immaginare com'è adesso, nessuno è passato ancora a pulire. È surreale, considerando che una settimana fa ne aveva già fatto un metro e mezzo abbondante.